spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio ben volentieri mi prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. 27 ore di letture del Nuovo Testamento, oltre 240 i lettori, tra cui sindaco, questore, prefetto, ma anche tantissimi cittadini che si alternano nella chiesa di San Michele ad Arezzo. Insomma, una vera e propria maratona di fede. Si tratta della prima tappa del Festival dello Spirito, che ad Arezzo ha in programma eventi per 3 settimane. È un valore grande, prima di tutto spirituale, ma è un'esperienza anche molto bella di comunione con le persone che si sono avvicendate a quell'ambone. La staffetta di preghiera non si interrompe mai, nemmeno in piena notte. Nella chiesa sempre qualcuno è infatti pronto a prendere il testimone del libro più sacro della religione cristiana. E per me qui è stato un momento veramente straordinario di spiritualità, per rivivere dentro tutto quello che è l'importanza, specialmente nel Nuovo Testamento. E che voi siate figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Si respira un senso di comunione e poi dal mio punto di vista c'è una forte intenzione di portare il più possibile la parola laddove non arriva. Oltre alla non stop di preghiera, in programma appuntamenti con il teatro, musical, convegni ed un emozionante concerto con oltre 400 coristi. Con un linguaggio che parla a tutti, che parla davvero a tutti, giovani, anziani, sani, malati, credenti e non credenti. Ecco, credo che sia un linguaggio che vuole incontrare la bellezza dell'umanità.